Cari telespettatori, ritornano ormai periodici gli appuntamenti con lanci del Veneto a ribadire un concetto, un sindaco, un paese, un uomo, cioè i sindaci rappresentano tutti quanti noi cittadini, sono figure estremamente vicine che devono fare i conti, da un lato con la contabilità spicciola, cioè hanno o non hanno risorse per attuare determinati progetti, per far fronte alle esigenze dei cittadini, per garantire servizi, tutte quelle che sono le necessità nei vari comuni, ma da un lato... Ovviamente devono anche tener conto di quelli che sono i cittadini che vivono nel territorio, delle tantissime problematiche di cui tutti siamo perfettamente consci e consapevoli. Perché? Perché d'altro canto, come spesso voi ci scrivete o interagendo con noi telefonicamente ci dite e noi stessi viviamo sulla nostra pelle, sembra proprio che lo Stato, il Governo non viva determinate problematiche, non le viva, non le affronti, ma ci stia veramente costantemente prendendo in giro. E allora tutti dicono, almeno i nostri primi cittadini, certe cose le capiscono. Però, però devono fare i conti con la realtà e allora nel bilanciamento di queste situazioni vediamo di affrontarle insieme, quindi eh, con le persone che vi rappresentano più da vicino e che sono qui con noi in studio. Quindi abbiamo il piacere di avere per Antonio Tomasi che è il vicepresidente dell'Anci del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, consigliere. È stato sindaco anche a Marconi in provincia di Venezia. E invece in provincia di Padova abbiamo il sindaco di Rovolon, Maria Elena Sinigaglia. Grazie anche a lei di essere qui Buongiorno. con noi. Giovane sindaco da un paio d'anni, sì. giovanissimo sindaco da, sindaca da un paio d'anni allora eh, Presidente cominciamo un po' con lei Patto di, sì, la legge di stabilità eh, è stata approvata la finanziaria per semplicizzare perché poi chi ha più anni non riesce a raccapacitarsi la famosa legge finanziaria dello Stato soltanto che alcune cose balzano un po' agli occhi da un lato l'esiguissimo taglio della spesa pubblica ma spesa pubblica vuol dire anche spesa dei costi della macchina pubblica che ci si aspettava più significativi la super, super, super tassa quel super prelievo alle mega pensioni che non è stato fatto delusione delle delusioni illusioni per tantissimi, per cui i super ricchi, i super pensionati, magari anche chi ha avuto non una pensione guadagnata negli anni con contributi versati, ma pro bono così, non sono stati toccati. L'IVA è stata appunto aumentata, si parla di accise anche sulla benzina e poi in fin dei conti Tares, Trisu, Trise, Imu, e tutte queste tasse che sono state messe in busta paga degli operai, dei impiegati che prendono una busta paga bassa. Cose ridicole, veramente ridicole. Certo. E quindi il famoso cuno fiscale, ragazzi miei, non è stato toccato. Imprenditori insoddisfatti, cittadini insoddisfatti, lavoratori, disoccupati insoddisfatti, almeno voi sindaci. Siete soddisfatti o no? Allentamento del patto di stabilità per un miliardo, esclusione di nuovi tagli nei trasferimenti comuni, integrazione con fondi statali per un miliardo sulla service tax, misure che accolgono le richieste avanzate dal Lanci e rappresentano un passo significativo verso l'apertura di una nuova stagione nei rapporti tra Stato e Comuni. È vero o non è vero, no, almeno diciamo che, questo o eh, no? no? Credo che questa sia una delle dichiarazioni che le possiamo tra virgolette, fotocopiare di eh, amministratori che si stanno occupando di quello che è il ruolo di interlocuzione nei confronti in del governo, quindi dell'Anci nazionale in particolare, diciamo che si sta iniziando ad andare verso un percorso che dovrebbe migliorare le condizioni comuni. Ricordo a tutti. Che eh, l'equilibrio dei conti negli ultimi 4-5 anni è stato trovato tagliando trasferimenti ai comuni o imponendo vincoli attraverso il patto di stabilità. Ecco, quindi, questi aspetti ovviamente riguardano eh, un ruolo che Lanci sta perseguendo da tempo che è quello di andare verso la strada dell'autonomia impositiva. Allora, ah. oggi dobbiamo ricordarci in particolare... Cosa vuol dire, no, no, calma, cosa vuol dire autonomia impositiva per, per i comuni? Cioè? Autonomia impositiva significa che ciascun sindaco decide eh, attraverso i programmi che vuole realizzare, quindi che propone prima gli elettori e poi che eh, rientrano nel suo programma amministrativo. Dentro a questi programmi ovviamente ci sono delle spese da attuare e ci sono anche le necessità legate alle entrate. Le entrate il Comune le realizza attraverso alcune imposte. Quelle più note sono... IMU, l'addizionale IRPEF, e era una parte in passato consistente, oggi certamente meno rilevante, quella legata ai trasferimenti dello Stato. Attraverso altre piccole imposte locali, la TOSAP sul suolo pubblico piuttosto che eh, la pubblicità che ciascun comune riesce ad avere come imposta d'entrata e via dicendo, gestiva il bilancio e la spesa. L'autonomia impositiva è non dipendere da altri, quindi non dipendere dallo Stato, quindi arrivare a un'autonomia totale, quindi poter imporre attraverso alcune imposte. Oggi ne viene introdotta un'altra, oggi a partire dal prossimo anno, che è stata definita come service tax eh, prima della eh, diciamo, sì. definizione della legge stabilità, oggi viene definita trise, quindi ricordiamoci questo nome che produce sostanzialmente eh, la coppia di due nuovi tributi. La Tari, che riguarda i vecchi rifiuti, uh -huh. che prima si chiamavano Tarsu piuttosto che Tia, oggi eh, si chiamerà Tari e riguarderà il costo complessivo del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti. Queste due parti, Tari e Tasi, sono la trise, un nuovo tributo locale che va verso l'autonomia. L'altra imposta che appunto va in coppia con la Tari è la TASI, o la tassi, come si vuole definire, che è legata a una tassa dei servizi indivisibili. Che cosa sono i servizi indivisibili? Sono le manutenzioni. Delle strade, l'illuminazione pubblica, lo sfalcio dell'erba del verde pubblico, cioè quei servizi di carattere generale che fino ad oggi venivano sostenuti dal bilancio nel suo complesso e che con questa imposta dovrà essere specificato sia l'entrata, diciamo l'importo, che riguarda in particolare questi servizi. Però fermo un attimo perché io cerco di spiegare le cose anche ai nostri telespettatori, sì, certo. che se dopo per voi sono cose semplici perché le macinate costantemente. Per chi ci ascolta non è così e per non creare panico perché sennò vengono, viene veramente panico questa Tasi, servizi indivisibili okay, quindi sì. sfalcio dell'erba eccetera così prima non la, adesso la paghiamo, prima non la pagavamo ci cioè sono allora, soldini in più che il cittadino tira fuori è per questo che parlo di autonomia impositiva allora prima con tutte le entrate che erano sostanzialmente questi tre grandi filoni uh -huh. no? Imo, Addizionale, IRPE, FE eh, trasferimento dello Stato si pagavano tutti i servizi compresi questi quelli uh -huh. indivisibili L'IMU l'anno scorso comprendeva il pagamento della prima casa. Uh -huh. La TASI viene introdotta non per sostituire l'IMU prima casa, ma per diventare un'imposta, o meglio un tributo locale che sostenga i servizi indivisibili. I servizi indivisibili, ovviamente. In cui cioè, l'IMU rientra nella TASI? Diciamo che in parte. In, In parte, parte con... questo è il... Allora mm. noi sappiamo che per la prima casa è stata mantenuta l'aliquota e il pagamento dell'imposta eh, per le classi A1, A8, A9, mm. diciamo, eh, gli immobili mm. di grande valore, no? valore mm -hmm. di pregio. Certo. E la, per la prima casa ovviamente o lo trasferisce come ha fatto quest'anno lo Stato o diversamente lo Stato dà la facoltà ai comuni di imporre le aliquote, perché voglio ricordare che le eh, aliquote IMU... Sono differenziate sul suolo nazionale, ciascun comune decide sì, le proprie esatto, aliquote sì, sì. e quindi c'è nell'autonomia la decisione di questa imposta. Diciamo che viene non sostituita, ma però viene introdotta una nuova imposta, o meglio un nuovo tributo, per quanto riguarda il sostegno dei servizi. Andiamo verso quello che è l'orientamento dell'autonomia, ma dall'altra parte c'è anche un altro passaggio, questo molto importante, che riguarda il federalismo fiscale ed è la definizione dei costi standard dei servizi quindi il governo sta attuando quello che era un principio legato alla legge 42 approvata dal governo Berlusconi proposta a Calderoli è di definire i costi e i fabbisogni standard di ciascun comune definendo quello che è un livello da questo punto di vista dopo un comune può migliorare i propri servizi, chiede ai cittadini di pagare un po' di più imposte o fa risparmi della spesa perché si può attuare attraverso certo. questi due meccanismi e quindi realizza quello che è il suo programma, no? il suo programma amministrativo, sappiamo bene che Ciascun comune poi ha dei livelli di erogazione ai servizi molto differenziati, c'è chi ha ehm, più eh, sorveglianza, cioè ha, ha scelto di fare più sorveglianza al territorio e ha più vigili rispetto ad altri comuni che magari hanno gli stessi abitanti, chi ha più personale nel settore edilizio e dei lavori pubblici piuttosto che in altri, quello culturale, delle biblioteche, quindi sono scelte fatte in autonomia, però lo Stato deve svincolarsi, questa è la richiesta dell'Anci e dei sindaci, dal dover mantenere questo filo diretto perché il filo diretto attraverso i trasferimenti significa imporre ai comuni dei tagli pesantissimi. Allora l'autonomia deve far sì che ciascun sindaco rispetto alle proprie comunità fa un patto che è quello appunto del programma amministrativo e attraverso questo programma stabilisce quelle che sono anche le imposte che derivano da tributi piuttosto che imposte come quella dell'Imu che eh, creano il bilancio e quindi la spesa che ciascun comune realizzerà. Perfetto, quello, sì. allora qual è il problema? Eh, sarà difficile questo passaggio, perché il cittadino ovviamente vede comune, Stato, province, regioni la grande parte diciamo, del pubblico, no? Sono, è la, la rappresentazione eh, di quella che è l'Italia vissuta sul piano della, eh, della politica. Diciamo, no? Ciascuno ha dei compiti, però non viene fatta distinzione tra comune, Stato, regione e provincia. In realtà. Questa distinzione deve essere fatta perché poi i servizi vengono erogati soprattutto a livello locale. No? Perché, a prescindere da sanità e, eh, e diciamo scuola che sono spesi in carico a regione e Stato. Le altre sono tutte spese legate all'attività dei comuni e queste funzionano e si realizzano attraverso le attività legate al bilancio, le entrate del bilancio comunale sono quelle che dicevo prima. Ma eh, a questo punto la signora Maria mm. dovrà pagare di più. Allora, eh, diciamo che in questa legge stabilità ci sono due cose. Eh, una riguarda l'aspetto un po' legato anche alla ripresa e soprattutto a una cosa vergognosa che è successa in passato: dove un comune aveva delle risorse disponibili, le doveva accantonare perché il patto di stabilità non gli permetteva di spenderle. Che però esiste, è stato allentato, poi ci spiegherà meglio l'allentamento, esatto. cosa vuol dire. Però è, sempre è stato allentato parte. e non è sufficiente eh. perché molti comuni eh, continueranno ad avere soldi in cassa e non poterli spendere. Questi in genere sono eh, soldi o risorse eh, disponibili per investimenti, quindi non stiamo parlando della spesa corrente o del pagamento dell'illuminazione pubblica, però gli investimenti per il territorio sono molto importanti. Primo perché creano un volano sul piano della crescita e dello sviluppo economico, perché sono lavori che vengono realizzati dalle imprese. Certo. Il secondo è legato anche a entrate maggiori per lo Stato, perché si paga l'IVA in genere, no? eh, senza pensare a tutti gli altri tributi, IRPEF e via dicendo. E quindi è un motore che fa sì che si metta in moto la crescita e l'allentamento va bene. Ovviamente noi vorremmo che finisse questo tipo di imposizione, cioè il patto di stabilità ha senso e lo chiediamo da tempo sulla spesa corrente, perché tu devi limitare la crescita della spesa corrente, cosa che è capitata sia per gli investimenti che per la spesa corrente, ai comuni e alle province. E da due anni sostanzialmente anche per le regioni, ma non è capitata per lo Stato. Difatti, il bilancio dello Stato nella parte spesa corrente aumenta nel tempo. E quindi, questa cosa deve far sì che il patto tra autonomie e Stato preveda un equilibrio da questo punto di vista. Nell'equilibrio non ci siamo ancora. Difatti la sua introduzione, eh, quando si dice che comunque non si vede no, risorse messe a disposizione per aumentare gli stipendi o comunque per eh, diminuire le tasse sia di imprese che di dipendenti e, e invece tagli della spesa vera a livello statale non ci sono e questa è una, una verità, poche risorse per il cuneo fiscale, ci sono ma sono poche rispetto a quello che sarebbe il fabbisogno e eh, però poca anche taglio alla spesa. Oggi il taglio della spesa per i servizi è stata molto compressa, per cui io non vedo grandi margini, anche se ce ne sono sicuramente ancora, ma certamente quella della grande riforma dello Stato e quindi la sua riorganizzazione. Secondo me comporterebbe anche una forte riduzione della spesa. Assolutamente, no, perché poi ne eh, dico: eh, i cittadini vedono questo, perdono il posto di lavoro, non hanno possibilità certo. di pagare le tasse, per cui eh, ovviamente eh, se uno non ha soldi neanche per vivere, difficilmente. Se addirittura certi comuni ci sono aziende che per le bollette, per non sì. tagliare le bollette, eh, devono venire incontro. Immaginiamo ulteriore tassazione che diventa così, e a fronte non vedono. Adesso passerò direttamente alla storia del suo una domanda generale e specifica, non vedono nessun tipo di vantaggio e dicono, beh ma almeno i, i grandi, big, big stipendi vengono in qualche modo tagliati, almeno enti pubblici del parastato sì, certo. che non servono a nulla, ormai tutti li conoscono perché ci sono trasmissioni che ne parlano costantemente, che lasciano a casa un po' di gente o di mezzi stipendi, non vedono neanche questo, poi sono magari in certi comuni grandi a contatto con dirigenti pubblici del proprio comune che si prendono stipendi d'oro, Capisce eh, che si crea quel classico gradino sociale sì, sì, che è, è molto rischioso e noi lo continuiamo a ripetere. Adesso poi non fanno neanche vedere per televisione movimenti, submovimenti che ci sono da parte di frange estremistiche. Io dico è sempre molto pericoloso perché non si cerca di evitare eh, che questo gradino si ampli sempre di più. Allora il nostro è un paese molto particolare, difficile da governare, Insomma, lo vediamo tutti i giorni. E, e' per questo che ci vorrebbe un grande patto tra tutti, tutte le parti coinvolte, quindi eh, parti sociali rappresentate da sindacati, da no profit, eh, la politica attraverso i partiti e chi si è assunto l'onere e la responsabilità di governare, ma anche delle opposizioni. Noi abbiamo bisogno per fare queste riforme che devono essere viste nell'ottica di migliorare le condizioni, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dell'erogazione dei servizi. Eh, ci vuole una grande volontà di arrivare in modo unitario a questo risultato. Purtroppo in Italia non siamo capaci di fare questo. E quindi bisogna andare avanti a fasi diciamo che un po' fanno un passo in avanti, ma qualche volta ci sembra che sia più un passo indietro. Indubbiamente eh, la, la, i comuni negli ultimi anni hanno assunto un onere da questo punto di vista sia di tenuta sociale perché rispondono a tantissime esigenze sul piano della domanda che il cittadino che ha bisogno, che si trova in situazioni di difficoltà, di disagio, trova una risposta in comune. Questo non è ovviamente, eh, diciamo in generale è così, poi ci sono tanti casi dove ovviamente non si riesce ad arrivare, però il territorio viene amministrato dagli amministratori locali, dal sindaco e dagli assessori, dalle giunte e dai consigli comunali. Questi avrebbero bisogno di avere non solo comprensione da parte dello Stato su quelle che sono le condizioni, ma avere un supporto vero. Diciamo che con questa legge di stabilità stiamo facendo un passo in avanti, è fuori di ogni dubbio questa cosa. Però certamente il Paese deve essere governato in modo che non ci sia questo malessere diffuso, questo... Eh, che crescente, sta diventando crescente diffuso, eh, crescente, crescente diffuso, crescente, ma che sta, che sta diventando per alcuni aspetti anche eh, diciamo un pregiudizio vero, no? anche quando magari non ce n'è la necessità, no? perché alcune cose che vengono realizzate eh, sono a favore dei cittadini, non sono per creare complicazioni. Ma eh, conversando questa mattina, per esempio, eh, sulla questione della Tari, che sono i rifiuti, no? come anche sulla Tasi i comuni, questo lo devono sapere i cittadini, hanno la facoltà attraverso i regolamenti di creare delle condizioni di imposizione e di tributo che tiene conto, per esempio, di fasce di reddito, se lo vogliono realizzare, tengono conto di alcune condizioni particolari per aiutare, per esempio, tutte le imprese cioè l'applicazione di queste imposte questa volta viene data facoltà ai comuni di prevederla nei propri regolamenti Quindi come, sì. come loro ritengono più Quindi, opportuno. Quindi se un comune a fronte di certe, anche di istanze magari di categorie certo. deboli o imprenditori in difficoltà eccetera, certo. Poi non atto queste agevolazioni, sapranno i cittadini come regolarsi esatto, alle elezioni? bravissima. Io per esempio sto predicando cioè. negli ultimi due anni ai colleghi, lo dico perché questo è un punto su cui mi sono impegnato moltissimo all'interno dell'associazione, che eh, bisogna prestare molta attenzione legata all'aumento degli imposti, in particolare dell'IMU. Perché è vero che noi abbiamo un'esigenza che è quello di rispettare il patto stabilità. Perché se non lo rispettiamo, oltre che eh, cioè. non rispettare una legge, ci facciamo un danno perché poi le sanzioni sono molto onerose. Però di per sé ci sono stati degli aumenti che hanno giustificato più rispetto al patto di stabilità senza motivazione vera che hanno creato entrate che poi sono andate tutte a finire in avanzo di amministrazione e non utilizzabili, eh, esatto. in realtà si poteva fare una verifica un po' più oculata. Calmerà. Questo l'ho fatto nel mio comune, l'ho fatto anche l'anno scorso, che non ero più sindaco io, ho cessato a maggio, ma con il collega che si è eh, assunto questo onere, è stata fatta una valutazione da questo punto di vista. Per cui... Eh, C'è un margine di assolutamente, sensi. Assolutamente. Allora io, io credo che lo Stato sicuramente ha grande responsabilità per il mancato taglio della, della spesa in modo serio, non lineare. Certo. Perché se tu mi dici, eh, tanto a Marcon come a Rovolon, come al Comune di Padova, dovevano tagliare le auto blu, tra virgolette, no? che noi non abbiamo, Padova non lo so se le abbia mantenute o se ce ne abbia neanche più, probabilmente non ne ha più, no, in modo uguale come a Roma, Firenze piuttosto che Torino, cioè, questo non, non è il criterio giusto e adatto per fare veramente un risparmio di spesa. Perché crei un danno a chi evidentemente non ha le auto blu okay. e magari chi ce l'ha, anche se poi le la tagli, non è che gli cambi la vita, no? E non è un risparmio, poi, alla fine, è vero, no? Nel senso che i tagli lineari sono un danno per tutti. E non no. si incide, però, su quello che è il principio di razionalizzare la spesa e fare effettivamente quello che è il compito dello Stato. Eh, destinato poi a migliorare i servizi se non a contenere effettivamente la spesa Sì, sì, no, ma infatti e questo è, imposte, è fondamentale. No? Eh, allora, il ragionamento che eh, noi dobbiamo fare come pubblici amministratori è di applicare bene i regolamenti e di farlo a favore di quelle che sono le categorie, come si fa normalmente, eh, perché lo stiamo già facendo. Le, I nostri regolamenti, soprattutto verità No, ma io voglio non interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, mm. quindi voglio tornare su questo discorso. Torniamo dopo altrimenti esauriamo tutto mm. a Rai voglio dare anche la parola alla certo. la sindaca. quindi Ritorneremo alle modalità di applicazione, parliamo anche di altro tra pochissimo.